Tele fantastiche a prezzi straordinari. Questa è arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video speciale in collaborazione con una giovanissima azienda italiana che ha lanciato sul mercato delle tele bellissime. Vi sto parlando della Roma Fra. La Roma Fra su Amazon vende tele di alta qualità a prezzi piccoli piccoli. Mi hanno contattata per testare il loro prodotto e, qualora mi fosse piaciuto, se avessi voluto fare per loro una recensione. Me ne sono fatta mandare un campione e devo dire che sono rimasta veramente veramente rapita dal loro prodotto, già non conoscendone i prezzi. Una volta guardato su Amazon quanto costavano queste tele, mi è cascata la mascella e ho detto: ne devo parlare per forza ai ragazzi, perché sono delle tele di ottima qualità e ve ne spiegherò adesso il perché, tutti gli espedienti tecnici con cui dovete valutare una tela prima di comprarla, e secondo motivo perché il costo è veramente veramente accattivante e super competitivo. Io credo che non ci siano tele così poco costose ad una qualità di questo tipo, ma credo anche a bassa qualità, non ne sono certa perché io bassa qualità non ne compro tele, però come tele di buona qualità così economiche non ne ho mai viste, ed è un prodotto di un'azienda italiana e quindi un ulteriore plus. Cominciamo subito. Innanzitutto, le tele di qualunque misura arrivano confezionate così e sono dei pacchi che possono essere da 5 o da 4. Per esempio, il formato da 24x30, che è un formato carinissimo, arriva in confezione da 5. Ci sono 5 taglie disponibili di queste tele e tutte e 5 tagli avranno le stesse caratteristiche, quindi adesso vi faccio vedere i 5 tagli e poi vi parlerò delle caratteristiche tecniche. Innanzitutto, questo è il taglio più piccolo, il 24x30 cm. Subito dopo segue la tela quadrata 40x40, che è una dei miei formati preferiti. Io adoro le tele quadrate, non lo so perché, mi hanno sempre fatto un'enorme simpatia. Poi c'è la classica 40x50, il rettangolino su cui quasi tutti dipingiamo perché è un formato comodo, ma comunque ci dà già l'opportunità di estendere un soggetto veramente veramente ampio. E poi si passa ai due formati più grandi, che sono la 50-60, eccola qua, e la 50-70, il formato grande, quello proprio da pittori consumati. I formati, diciamo, che sono più o meno standard, se non quella quadrata e quella piccolina, che sono già più difficili da trovare di qualità di solito nei negozi di belle arti. Parliamo prima delle cose che interessano di più: i prezzi. In questo momento su Amazon potrete valutarlo, vi metto il link qui giù in info box, la confezione 24-30 con 5 tele costa 13,55 euro. Parliamone, 13,55 euro, che in questo momento può essere un elemento che può interessarvi, come no, perché ancora non vi ho detto perché è strabiliante questo prezzo. La confezione 40x40, che viene venduto in una confezione da 4 tele, costa 23 euro, quindi 23,10 euro per l'esattezza, meno di 6 euro per tela, per intenderci. Il formato 40x50, quindi il primo formato rettangolare un po' più grande, questo qui, anch'esso venduto in confezioni da 4, costa 29,99 euro, 30 euro per intenderci, nemmeno 8 euro a tela. E i formati più grandi, il 50-60, 33,50 euro, guardo lì perché ho il computer, è il formato 50-70, ragazzi, 35,99 euro, cioè
4 tele formato 50-70, 35,99 euro, non le trovate da nessuna parte da nessuna parte con queste caratteristiche. Allora, come vi dicevo, arrivano a casa vostra così, confezionate tutte quante bene, con dietro i tasselli per la tensione del telaio, e le misure più grandi hanno il telaio crociato per far sì che la tela non imbarchi, quindi hanno quest'asse centrale che tiene teso il telaio. Le tele da restauratrice, vi dico, prima di comprarle si guardano dal retro. E cosa vedo dal retro? Innanzitutto vedo un legno ben levigato, il telaio non è fatto con l'abete scarso, per intenderci quello delle cassette della frutta, appena sistemato meglio. Questo è molto ben levigato, vedete, io sto strisciando la mano e non sto prendendo nessuna scheggia. Quanti di noi si sono scheggiati con i telai? Alzi la mano a chi non è successo. Bene, con questo la possibilità veramente non esiste, perché è proprio fatto bene il telaio. Prendo la misura più piccola perché mi viene comoda per mostrarvelo. Vedete, si passa la mano ed è tutto ben rifinito. Non ha angoli vivi, tutti gli angoli sono smussati, e la caratteristica che mi ha fatto impazzire è che i tasselli che servono per la tensione del telaio, vi ho fatto già vedere come si mettono, vi allego il link qui dove c'è la I col pallino, i tasselli sono della stessa essenza e della stessa durezza del telaio, cosa che non è da tutti i telai, perché molto spesso per questi piolini qui si usa un legno che alla seconda martellata si è bello che scheggiato e ammaccato, invece questo è un legno abbastanza duro, proprio come il telaio. Il telaio ha una caratteristica extra lusso sia nella tela più piccola che in tutte le misure. Voi non la potete vedere, si sente al tatto, ma si vede così. Vedete che la tela sta staccata un po' dal telaio e che non è attaccata al telaio? Questo capita perché vi è una doppia bordura, in pratica mezzo centimetro esterno della tela è portato più avanti, c'è una sorta di unghiatura, è come se ci fosse un bastoncino che tiene la tela più alta. Questo per far sì che quando la tela perde tensione, perché la tela ovviamente perde tensione perché il legno si muove con i cambiamenti climatici, no? Se è un legno buono e non è plastica. E allora, quando la tela si allenta, cosa succede nei telai che non hanno questo escamotage? La tela comincia a toccare i bordi del telaio e tocca oggi, tocca domani, si scrosta tutta la pittura in corrispondenza dei bordi. In questo modo invece la tela è più lontana dal telaio, quindi anche quando dovesse perdere leggermente tensione, la pellicola pittorica, la parte della tela dipinta, non andrà a toccare sul telaio e quindi non ci sarà questo sbattere continuo della pellicola pittorica sul legno duro del telaio e non avverrà il distaccamento della pellicola pittorica. Questo accorgimento vale per una tela il prezzo di tutto il pacco. Voi non ci crederete, ve lo dico con assoluta sincerità, io sino a oggi le tele con questo escamotage me le facevo fare dal mio falegname di fiducia. Cioè, io andavo e mi facevo fare i telai quando, per esempio, delle tele grosse dove la pellicola pittorica assurge ad un peso molto importante, non posso rischiare che tocchi sul telaio e dopo 5-10 anni si scrosti, no? Quindi mi facevo fare questo doppio bordo per allontanare la tela dal margine del telaio ed essere tranquilla. In quella grande lo vedete meglio, guardate, vi avvicino. Ok, vedete che c'è questo mezzo centimetro di distanza? Bene, perché qui c'è un bordino che è sopraelevato rispetto alla parte piana del telaio e corre naturalmente lungo tutto il perimetro della tela. Adesso il retro delle due misure più grandi quindi è
aiutato maggiormente a rimanere in tensione dall'asse centrale. Guardate che in questi formati medio grandi, perché 50-60 e 50-70 non sono formati grandi, sono formati medi, in questi formati medi l'asse centrale non ce l'ha quasi nessuno e in questo caso aiuta a maggior ragione a tenere tesa la tela e a dare il giusto grado di tensione e di levigatezza al supporto pittorico. Altra cosa importante poi naturalmente è che siano di 100% cotone e la preparazione gessosa è una preparazione che date in maniera omogenea. In nessuna di queste tele ho scorto qualche micro buchino, qualche frammentazione della preparazione. Tutta è data in maniera uniforme e spessa nel giusto strato, né troppo sottile che sembra appena spennellata, né troppo abbondante che si crepi. È perfetta, ha una texture di 280 grammi, quindi una tela bella spessa, assolutamente bianca sul fronte e sul retro. La granulometria della tela è bellissima, è una tela omogenea anche nella sua granulometria, ve la farò vedere a vicino, ha una trama che dà anche una piccolissima matericità, non è, sono ultra sottili come tele, sono belle, da adatte ad olio ed acrilico, a pittura materica, hanno un buon aggrappaggio e sono veramente fatte bene. Un'altra cosa che da restauratrice ho notato, ma a voi anche da pittori deve interessare, è il retro. Allora, voi dovete capire che quando un pittore, specialmente se è un artista, un pittore importante, dipinge una tela, il telaio è solamente il primo supporto, il suo quadro poi dovrà durare nel tempo e dovrà essere rintelato col tempo, perché magari col tempo il legno subirà delle modifiche tali, ma vi parlo di 40-50 anni, per cui la tela debba essere staccata, debba essere rifoderata e debba poi essere rimessa su un altro telaio. Molto spesso il telaio si salva, ma la tensione è talmente scesa della tela che comunque va schiodata e va ritesa e rimessa anche nel proprio telaio. Cosa succede? Questa tela consente di farlo, vi faccio vedere perché. Perché ha un margine di rabocco molto ampio, è pinzata sulla parte posteriore, quindi la parte laterale è lasciata integra e soprattutto ha un grande rabocco ben fatto e piegata bene, diciamo che non è lasciata al caso la piegatura, sono tagli fatti a squadra. Questo cosa permetterà? Che una volta che il quadro, passati 50 anni, perda tensione, questo lo dico per intendere che anche i pittori importanti possono usare queste tele, perché sono ottime, cioè non fatevi ingannare dal prezzo, non sono tele scarse, sono tele ottime. Guardate, compratene una, parlo ai pittori importanti, no? E poi mi direte, ringraziatemi in privato. Questa è perfetta per far sì che si possano poi col tempo ritendere con la pinza tenditela, che è una cosa che magari voi non conoscete, ma che noi restauratori sappiamo benissimo cos'è e sappiamo benissimo che ci serve un po' di tela in più per poterla prendere e tirarla e tendere nuovamente la tela sul telaio. Sono delle piccole cose che al cliente di solito non dicono nulla. Voi, tu che vai a comprare una tela per dipingerci, non stai attento a tutte queste cose, ma io, restauratore, che a cui arriva una tela da restaurare, se è una tela come questa, io sono veramente felice, perché mi toglie tanti tanti problemi e mi permette di salvaguardare la pellicola pittorica il più possibile. Quindi complimenti a Roma Fra per il prodotto che ha messo in circolazione, delle tele a buon mercato e abbracciano un po' la filosofia proprio del mio canale, per questo ho voluto collaborare con loro, perché Arte per Te nasce perché arte per te, l'arte deve essere per tutti e la stessa filosofia abbraccia il concept di questa nuovissima e giovanissima azienda, giovanissima perché anche chi ci lavora è molto giovane, ho avuto modo di colloquiare con i rappresentanti tanti delle aziende, sono proprio dei giovanissimi ma grintosissimi manager.
Dietro questi prodotti, mi è stato spiegato, c'è stata una lunghissima ed estenuante ricerca, ma non c'era neanche bisogno di spiegarmelo perché si capisce, sono curati in tutti i dettagli. Voi mi prenderete per pazza a sentirmi entusiasta per delle tele, ma se come me siete qui, un motivo c'è. Noi che dipingiamo amiamo quando i materiali supportano il nostro gesto e quando i materiali esaltano i nostri gesti. Questo è un materiale che ci aiuta a dipingere bene e che esalta la materia che noi mettiamo sul supporto pittorico, perché non ha falle, non ha pieghe, è facilissimo da tendere, mantiene la tensione, il telaio non ci abbandonerà in fretta. Quindi ottime tele a pochissimo prezzo. Giù in descrizione, guardate sempre il box informazioni, vi metto tutti i link di tutti i prodotti. Se vi servono tele, acquistate con fiducia le tele di Roma Fra, un prodotto eccezionale ad un prezzo impareggiabile. Spero di avervi fatto un servizio utile nel descrivervi queste tele e spero di avervi fatto un servizio utile, indipendentemente da queste tele, nello spiegarvi cosa dovete cercare in una tela quando andate a comprarla. Bene, se avete capito cosa cercare, capirete adesso guardando in giro che queste sono delle tele che sono 2-3 spanne in più rispetto a quello che c'è in giro ultimamente. Basta tediarvi, spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, se vi piacciono i contenuti di Arte per Te, aiutatemi a supportare il canale con un pollice in su e soprattutto con una condivisione sulle vostre pagine Facebook. Presentatemi ai vostri amici. Io vi aspetto su tutti i miei social, vi aspetto su Facebook con 3 video al giorno, vi aspetto su Instagram sempre, cercate sempre pennello bianco su fondo rosso e troverete sempre Ombretta ad aspettarvi e a chiacchierare con voi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!